ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi siamo qua in Tenex Athletics per parlare di glutei. La maggior parte di noi ragazze si iscrive appunto in palestra proprio con l'obiettivo di migliorarli. Vabbè, lo sappiamo tutte che il nostro sogno è sempre avere dei glutei alti e sodi. E sinceramente anche io 5 anni fa sono entrata in palestra con lo stesso obiettivo. E mi sarebbero stati molto utili alcuni consigli che però oggi vi darò io. A questo punto andiamo subito a scoprire i segreti per glutei perfetti. Ah, prima di andare vi lascio qua sotto tutte le informazioni riguardo il mio programma di allenamento Our Fit Hub. È un programma di allenamento che potete seguire sia a casa che in palestra, perché all'interno della vostra riservata avete ben 5 video workout interi della durata di un'ora per allenarvi con me, e poi avete anche 3 workout da fare in palestra con video spiegazione di ogni esercizio. A questo punto possiamo iniziare, ragazze. Prima di tutto, liberiamoci di tutte le dicerie che abbiamo sentito in questi anni, di tutte le false credenze. I pesi saranno i nostri migliori amici. Ricordiamoci inoltre che il recupero è importantissimo e quindi i glutei, come altro qualsiasi altro muscolo, non andranno allenati tutti i giorni, e sarà altrettanto inutile fare estenuanti allenamenti e fare 800.000 ripetizioni. Rimanete in un range di ripetizioni compreso tra le 8 e le 15. E fate ad esercizio 4-5 serie. Come dicevo prima, per avere glutei alti e sodi c'è bisogno dei nostri pesi. I glutei sono tra i muscoli più forti del nostro corpo e quindi di conseguenza devono essere allenati con dei bei carichi. Adesso quindi ti farò vedere gli esercizi migliori per far crescere i tuoi glutei. E anche i miei preferiti. Primo, il nostro amato e odiato squat. Oltretutto io preferisco sempre utilizzare i pesi liberi, quindi non utilizzare Smith machine oppure troppi macchinari. Preferisco essere libera nei movimenti e imparare di conseguenza a gestire al meglio i carichi. Molto spesso sente dire che lo squat faccia ingrossare le gambe e quindi diciamo che molti di noi lo guardano un pochettino, ecco, così, con l'aria un po' storta. Questo è in parte vero, perché comunque durante lo squat vengono attivati sia i glutei come i muscoli delle gambe e quindi di conseguenza cresceranno insieme, e togliamoci già dalla testa che non si possono avere glutei bam così e le gambe super magre da modelle. E sinceramente un po' di muscoletto, raga, non fa male, anzi a me piace. Ci sono poi varie metodologie di allenamento, nel senso che potete fare le serie con lo stesso peso fisso oppure andare a incrementare sempre un pochettino di più. Io ora l'ho fatto con 10 e 10, ma ognuno ovviamente utilizza il peso adatto a sé. Non basiamoci mai su quello che fanno gli altri, sentiamo quello che riusciamo a fare e cerchiamo comunque nel nostro tempo di spingerci sempre un pochettino oltre, eh? Non dobbiamo aver paura di aumentare. Dello squat esistono però un sacco di varianti e questa è la mia preferita per quanto riguarda l'allenamento dei glutei. Si chiama squat hip hinge, infatti peso, sempre un bel peso alto, ci posizioniamo in questo modo e andiamo giù e su e stringo. In palestra non ci si siede mai se non per fare il nostro hip thrust, l'esercizio per eccellenza per i nostri glutei. Io sono già qua in postazione. Importantissimo, ragazze, caricate, soprattutto in questo esercizio. Durante l'esecuzione di questo esercizio può succedere che sentono lavorare di più i quadricipiti rispetto ai femorali e ai glutei. Questo perché non posizioniamo nella posizione corretta le gambe. Infatti dobbiamo stare attente a non posizionarle né troppo vicine ai glutei e né troppo lontane. Inoltre dobbiamo far arrivare i glutei nel punto di massima contrazione, su in alto. Teniamo un secondo di isometria e poi scendiamo. Solo così li faremo lavorare al massimo. Qua vedo un altro bilanciere e ci sta aspettando per i nostri stacchi gambe tese. Un altro esercizio perfetto per femorali e glutei. Ci posizioniamo in questo modo. Bilanciere sempre abbastanza carico. E vado su. Ricordiamoci sempre di tenere la schiena dritta e sentiamo lavorare bene questa parte. Arriviamo infine ai nostri esercizi con la booty band.
squat, hip thrust, ponte glutei, fatti con la booty band vanno benissimo, però all'inizio, quando incominciamo, se abbiamo la possibilità di andare in palestra e allenarci con i pesi, è sempre la scelta migliore. Tutto però dipende dai nostri obiettivi. La forma fisica che avevo in mente non l'avrei mai raggiunta soltanto con le booty band, ma soltanto allenandomi con i pesi e dopo anche un bel po' di tempo. È comunque importante saperle utilizzare perché sono comodissime da portare in vacanza, in giro, dove volete. Sono economiche e anche nelle situazioni di emergenza sono perfette per il mantenimento e davvero si possono fare un sacco di esercizi. Anche per noi che ci alleniamo con i pesi sono un ottimo alleato per i nostri finisher, ovvero per sfinire i nostri glutei. Il nostro allenamento però non deve essere tutto slanci e slancini con la booty band. Teniamo questi esercizi a fine allenamento utilizzandoli come finisher per i nostri glutei, in modo tale da andarli a sfinire completamente. E vedrete che anche i nostri slancini fatti con un elastico ci faranno soffrire. Ok ragazzi, allenamento terminato. Alla fine, tra un video e l'altro, mi sono allenata e le ciapette ringraziano. A questo punto vado a casa che, raga, un po' di famina incomincia a venirmi. Ricordiamoci sempre di non mangiare troppo poco. Soprattutto noi ragazze tendiamo sempre a togliere o magari eliminare qualche macronutriente. L'importante è sempre avere un'alimentazione varia, equilibrata e mangiare il giusto per noi in base al nostro fabbisogno. Se mangiamo troppo poco, i nostri muscoli non cresceranno e di conseguenza non miglioreremo. E andremo addirittura a stressare ulteriormente il fisico. Quindi ragazze, trovare il proprio equilibrio è sempre importante. A questo punto questo video finisce qui, io spero che tutti questi consigli vi siano utili. Vi ricordo che qua sotto vi lascio il link della mia piattaforma Hourfit Hub e se tutto ci è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!